Beto parla di Venezia, Venezia rinascimentale, una Venezia più o meno uguale a quel che è adesso Venezia. Poi parla d'amore, parla di tradimento, parla di inquisizione, di rogo dei libri, roghi dei libri, parla di navigazione, arte di costruire le galee, di guerra. La mia prima preoccupazione è stata quella di agganciare i vari capitoli, i vari plot narrativi insieme, proprio per tentare di narrare una storia lunga senza che il lettore si stancasse, senza la perdita d'attenzione al testo, pur riempiendo, diciamo così, il libro di trame e sottotrame. C'è un personaggio, un protagonista, Andrea Loredan, è un avvocato che si occupa dei prigionieri a Venezia nel Rinascimento. C'era già l'avvocato d'ufficio, l'avvocato che seguiva le cause dei poveri. Pur essendo il figlio del Doge, è il secondogenito di un Doge realmente esistito, ed io mi sono inventato, ho costruito intorno alla figura di questo giovane avvocato un intreccio che va dal giallo, morti, la scoperta di una linea proprio di sangue che lega la vicenda di questo avvocato, ma poi anche amore. La realtà storica c'è e c'è tutta. Comincia il libro con un fatto. Il 13 settembre del 1569 salta in aria l'arsenale, una parte dell'arsenale. Andrea Loredan si trova quella notte a vivere lo scoppio dell'arsenale e siccome è uno di cuore, si lancia in soccorso, come tanti altri veneziani, dei feriti, dei morti, cercare di salvare più gente possibile. Andrea ha ricevuto proprio quel giorno un messaggio con una richiesta di colloquio da parte della badessa di Santa Maria della Celestia e che viene distrutta dallo scoppio delle polveriere. Per cui lui cerca la badessa della Celestia quando arriva sul luogo dello scoppio per salvare le monache, per salvare le famiglie di veneziani che vivevano in quelle case lì completamente rase al suolo e la trova che è morente. E questa badessa sembra conoscere Andrea, gli fa una carezza, lo guarda e gli dice di cercare la verità. Venezia è una città costruita sull'acqua, ma nel vero senso della parola. A posto delle strade ci sono i rii. È una scommessa, è qualcosa da un punto di vista ingegneristico straordinario. È un azzardo scrivere di Venezia. Io ci ho messo 4 anni per entrare dentro Venezia e riuscire poi a uscirne con un libro è qualcosa di comprensibile. Per cui Venezia è la protagonista insieme a tutto il resto della storia. Io penso che con quel libro lì si riesca anche a girare la città del tempo, no? Che rimanda alla città attuale, e vedere queste mura, queste calli, questi rii di Venezia in maniera diversa. Cioè umana, perché adesso sembra un gran parco giochi Venezia, ma in realtà Venezia ha una storia millenaria.